Dalle antenne di Radio Capodistria, Mario Luzzatto Fegiz presenta Fegiz Files, un programma di Giulio Nannini e Mario Luzzatto Fegiz. Davvero speciale agli ascoltatori di Radio Capodistria. Infatti avete sentito che la sigla del nostro programma non è più quella di Ciacco Mangione, ma è sempre una tarantella. È una tarantella scritta apposta per noi dalla famosa arpista Cecilia Celi, che salutiamo. Ciao Cecilia. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, il destino delle sigle, adesso ce l'abbiamo in sottofondo mentre parliamo, è quello di non essere sentite, perché se ne mette un pezzo, poi si parla sopra, si massacrano, eccetera, eccetera. Stavolta, almeno per una volta, ve la faremo sentire tutta. Ma raccontiamo un attimo insieme come è nata questa tarantella, Cecilia. Ma veramente tu mi hai un giorno detto, ma perché non scrivi una tarantella per arpa? Io ho colto con molto piacere l'invito e in un giorno particolarmente tarantellato mi sono venuti questi spunti che poi sono diventati questo splendido momento tarantellato. Ecco, perché l'arpa, come abbiamo detto anche in altre interviste, è uno strumento che nell'immaginario collettivo italiano è legato all'intervallo, perché viene presentato da solo come rarefatto. Qui invece mi pare sia un'arpa piuttosto arricchita, mi pare che tu fai delle contaminazioni, l'hai sentito anche in due concerti dal vivo. Beh, certamente io amo gli arrangiamenti più vari, anche che hanno echi popolari, che abbiano in qualche modo qualcosa di più umano, in qualche modo tolgano un po' da questa torre d'avorio uno strumento reso fin troppo nobile dalle immagini dorate anche dell'antichità. Ecco, a me piace portare l'arpa nell'attualità, nel mondo contemporaneo e anche nel divertimento di una tarantella. Perché se no rischia di essere così un feticcio colto, diciamo. Esattamente, quello diciamo che ho sempre cercato di smitizzare, in quanto poi un pochino col mio atteggiamento, il modo di usarla elettrica, di distorcere il suono, di vestire anche a volte in modo dissacratorio piuttosto che in modo epico e femminile, tra virgolette. Quindi mi piace un po' ironizzare con uno strumento finora troppo considerato elegante sicuramente, ma troppo lontano. Ma invece io lo reputo estremamente umano e vicino all'animo dell'uomo contemporaneo. Bene, allora io direi, ascoltiamo questa volta intera, non troncata dalle nostre chiacchiere, questo brano, e il titolo è My Tarantella. Ecco, abbiamo chiamato My Tarantella, e ricordiamo che hanno collaborato alla sua realizzazione Mario Lavezzi come produttore e anche un altro personaggio che ti accompagna sempre alle percussioni. Stefano Secco, beh, il tenore molto bravo a livelli internazionali, che in questo caso ha prodotto anche questo brano, diciamo, e comunque mi affianca come tenore e batterista. Abbiamo debuttato al Blue Note su LifeGate e spero presto anche sulla Radio Capodistria. Allora, ascoltiamo My Tarantella e poi torniamo ancora a parlare con Cecilia Celi. My Tarantella, nuova sigla di Fegiz Files. Ogni tanto voi sapete che da Heavy in poi e tantissimi altri del Guardiano del Faro qualche brano strumentale va in classifica, noi ci contiamo davvero. Thank you.
Ecco, gran finale quasi di banda paesana per questa tarantella di Cecilia Celi, che debutta oggi dall'Antenna di Radio Capodistria in questa Fegiz Files.